Qui in Deutschland, in Germania, stiamo impazzendo. I miei connazionali vanno veramente fuori di testa, ragazzi, perché gli alieni, adesso abbiamo la prova, esistono veramente con miliardi di stelle lì fuori. È anche ovvio che esistono diverse forme di vita e adesso abbiamo veramente la prova che non solo esistono, che addirittura vivono fra di noi. Vivono su questo pianeta Terra e la conferma, la prova in assoluto è Holland, ragazzi, con delle qualità tecniche, atletiche, che sono disumane, innaturali. Secondo me ce l'hanno mandato dal futuro, un po' non so come Terminator, e lui è un mix tra i migliori attaccanti della storia del calcio, con profili molto molto diversi, uniti in un alieno, ragazzi. Lo so, devo andare piano, ancora molto giovane, eccetera, però in questo video voglio spiegare un po' la mia teoria, ragazzi. Innanzitutto però vi invito anche a scaricarvi l'app di OneFootball, vi lascio il link in descrizione, completamente gratis, così restate sempre aggiornati sul mondo del calcio, sul mondo degli alieni, sul mondo di Holland, ragazzi. Allora, iniziamo. Ripeto, dobbiamo andare piano, me lo dite sempre, ragazzi. Ormai posso fare una playlist, ho fatto già tantissimi video su questo ragazzo dove l'ho già analizzato a 360 gradi, però voglio condividere questo pensiero con voi, voglio anche analizzare la partita di ieri, Dortmund contro il Parigi. Allora, perché dico un mix fra profili diversi? Iniziamo con l'istinto da killer, veramente da serial killer. Davanti alla porta Holland c'ha una freddezza davvero assurda, ragazzi. Mi ricorda, boh, Inzaghi. Inzaghi era così, sempre nel momento giusto, si trovava al posto giusto. Un fantasma, spesso non lo vedevi, però comunque ti segnava i gol. Per i primi 7 gol in Bundesliga, Holland ha dovuto tirare in porta 7 volte. Ogni tiro un gol. Davanti alla porta, ovviamente molto molto freddo, ripeto, un serial kill. Anche ieri l'avete visto nella partita contro il Paris Saint-Germain, un errore clamoroso del Parigi, e lui si trova lì dove un attaccante si deve trovare. Questo è istinto, ragazzi, è l'istinto davvero bomber che questo ragazzo assolutamente. Lui ce l'ha, assolutamente sì, ragazzi. Poi dall'altra parte però c'è anche un tiro potente, potentissimo, ragazzi, fortissimo. Il secondo gol ieri contro il Paris Saint-Germain, simbolico, vi dimostra quanto è forte anche il suo tiro, anche tiro da fuori area. Mi ha ricordato, non so, ditemi un altro nome, Lucas Podolski, ragazzi. Inzaghi sicuramente non aveva questi tipi di tiri. Podolski sicuramente adesso non vi mettete a ridere, dall'Inter ha fatto stracagare, in generale non direi che adesso lui è stato, non so, uno dei migliori attaccanti del mondo, assolutamente no. La Germania 2014 l'ha portato perché era uno che dava mentalità alla squadra, faceva un po' ridere tutti, cioè l'hanno portato più perché lui è un personaggio simpatico e faceva bene alla squadra, ragazzi. Poi lui si è fatto tatuare la Coppa del Mondo, eccetera, però lo so, non è stato adesso fra i migliori attaccanti della storia del calcio, però c'è da dire che aveva un tiro assurdo. Se si trovava nella situazione, nella posizione giusta con il suo piede sinistro, ovviamente tiro pazzesco. Holland, ragazzi, mica scherza, quel tiro ieri veramente pazzesco, con il tiro sinistro da fuori area contro il Parigi, mi ha ricordato un po' il piede di Lucas Podolski. Andiamo avanti. Non solo istinto da killer, non solo tiro potente, una accelerazione, ragazzi, incredibile che mi ricorda, non so, Aubameyang, Mbappé. Siamo a questi livelli, ragazzi. Ha fatto registrare il tempo astronomico di 6,64 secondi per percorrere i 60 metri in occasione di un contropiede del Borussia Dortmund. Qui non stiamo più parlando solo di calcio, ragazzi. Qui entriamo proprio nel mondo atletico, il record mondiale. Per questi primi 60 metri è appena 3 decimi più basso, ragazzi. Qualcosa veramente di assurdo. E poi c'è anche un fisico da centravanti da vecchio stampo. Questa è la cosa divertente, ragazzi. È alto 1,94 m, pesa 88 kg. Ripeto, corre i primi 60 metri come lo fanno gli atleti, che non fanno nient'altro, corrono solo tutto il giorno, fanno solo quello. C'ha anche un fisico proprio da vecchio stampo. Non so, adesso voi, ragazzi, nei commenti fatemi sapere un paio di attaccanti vecchio stampo. Adesso a me in mente viene, non lo so, Mario Gomez, per esempio. Mario Gomez non è mai stato adesso un fuoriclasse, però ha avuto dei buoni periodi al Stuttgart, al Bayern Monaco. Vedete, ragazzi, io sono interista tedesco, perciò vi do tanti esempi anche del calcio tedesco. Voi ovviamente vi potete anche dare degli esempi, non so, del calcio italiano, però mi viene in mente Gomez, uno fisicamente forte, così.
Però questa è la cosa impressionante, ragazzi. Ripeto, istinto da killer, rapido come Aubameyang, tecnicamente fortissimo, fisicamente un centravanti vecchio stampo. Perciò tutte queste caratteristiche molto molto diverse, tutti uniti in un ragazzo di 19 anni che ovviamente c'ha ancora ampi, ampi margini di crescita. Tutti quelli che sono ancora scettici, diamoci un po' i numeri, ragazzi. 10 gol in Champions League in 465 minuti per tutti quelli che dicono: eh vabbè, ha segnato nel campionato austriaco, ha segnato in Bundesliga, ha segnato contro l'Honduras 9 gol, ragazzi, anche quello record in assoluto dei campionati del mondo per l'Under 20, ragazzi, 9 gol in una partita, cosa di pazzesco, però sì, su sempre avversari scarsi, eccetera. Ragazzi, Champions League, anche lì ha segnato 10 gol in 465 minuti, con fra Dortmund e Salisburgo una media di 2 gol a partita in Champions League con 19 anni, ragazzi, qualcosa di clamoroso. Con il Borussia Dortmund ormai siamo arrivati a 11 gol in 7 partite, cioè segna un gol ogni 41 minuti. I suoi primi 130 minuti in Bundesliga ha segnato 7 gol, ragazzi. 7 gol in 130 minuti, 28 gol in 22 partite l'ultima stagione con il Salisburgo. Anche questo numeri pazzeschi per uno che aveva 18 anni. Debutto in Bundesliga, ha fatto 3 gol in 23 minuti, record in assoluto, mai un giovane ragazzo generale, mai un giocatore è riuscito a fare qualcosa del genere in Bundesliga. Non mi arrivate adesso con Robert Lewandowski che ha fatto 5 gol in pochissimi minuti, ragazzi. Io adesso parlo del debutto. 3 gol in 23 minuti è veramente qualcosa di pazzesco. Poi 5 gol nelle prime 57 minuti in generale in Bundesliga, perché anche la settimana seguente poi è entrato, ha fatto subito doppietta. Tutti hanno detto è un caso, si fermerà, non si ferma, ragazzi, non si ferma. Questa è la cosa pazzesca. Prima partita in Champions League, Salisburgo, anche lì 3 gol. Anche la combinata fra gol e assist è impressionante, con 39 gol e 8 assist al tetto del mondo internazionale, ragazzi. No, scusate, parliamo dei primi 5 campionati europei. Secondo me sono quelli comunque quelli che contano a livello mondiale. Senza mancare rispetto per gli altri continenti, però se parliamo di questi 5 continenti, lui con 19 anni si trova lì con 47 punti, ripeto, 39 gol, 8 assist. Nessuno ha fatto di più di lui in Europa prima di Mbappé, prima di Robert Lewandowski. È anche il primo giocatore nella storia tedesca ad aver segnato la prima partita in campionato, prima partita in Coppa tedesca, prima partita in Champions League. Basta, basta con statistiche. Ragazzi, basta, se no vado fuori di testa, ragazzi. Potrei adesso continuare il video e farlo durare 20 minuti. Solo record, record, record di Holland, ragazzi. Direi che ci fermiamo qui e parliamo un po' di altre cose, ragazzi. Qual è il segreto? Spesso i giornalisti in Germania sempre lo chiedono: oh, ragazzo mio, è così giovane, stai spaccando, qual è il tuo segreto? E lui dice sempre: mi sto godendo la vita. È proprio questa leggerezza che mi piace anche di lui. Perciò, ragazzi, la mia teoria è che ovviamente viene dal futuro un alieno, è unito tantissimi tipi di attaccanti, profili diversi in un giocatore, ragazzi. Allora, parliamo adesso ancora un pochino della partita in generale di ieri. È una cosa che mi ha fatto molto piacere, che diciamo i primi 70 minuti è stata una partita molto tattica. Sì, non è successo molto, e poi la partita si è decisa negli ultimi 20 minuti. Il Borussia Dortmund negli ultimi 20 minuti ha giocato con un tridente, due ragazzi della classe 2000, un ragazzo della classe 2002. Parliamo di Giovanni Reina, no, scusate, classe 2003 addirittura, mi sono sbagliato. 17 anni, prima partita in Champions League, dopo 9 minuti, primo assist in Champions League. Questo mi ha fatto molto piacere vedere questi miliardari, miliardari del Paris Saint-Germain che perdono contro questo tridente del Borussia Dortmund, che sono tutti under 20, ragazzi. Mi ha fatto veramente strapiacere. Borussia Dortmund ha cominciato con il 3-4-3 in fase difensiva con la catena 5, l'hanno lavorato molto bene contro la palla, disciplinati, conseguenti, pressi molto
molto alto, molti recuperi palla anche a centrocampo. Primo tempo, però, ripeto, è stata una partita molto tattica, con poche palle gol, con belle ripartenze del Borussia Dortmund. Spesso però sono stati un po' imprecisi nei passaggi, diciamo, filtranti, diciamo, nell'ultimo terzo. Nonostante questo, già al primo tempo 7-2 il Borussia Dortmund in vantaggio quando parliamo a livello di tiri. Al Paris Saint-Germain mancava proprio questa sicurezza nel palleggio e poi pochissima roba nell'ultimo terzo. Primi 45 minuti mi ricordo solamente una punizione pericolosa di Verratti e nient'altro. Perciò un Paris Saint-Germain veramente abbastanza brutto, che volevano portare questo 0-0 a casa. Neymar ovviamente ancora non è al 1000% fisicamente, Mbappé secondo me poca poca roba, tranne poi il gol che hanno fatto. È stata una bella combinazione fra questi due fuori classi. Ragazzi, ricordiamoci sempre anche che il PSG è la squadra che ha segnato più gol in assoluto dei primi 5 campionati europei. Sono 115 gol in 40 partite, record in assoluto, però c'è anche da sottolineare che il campionato francese non è la Champions League, non è la Premier League, non è la Serie A e non è neanche la Bundesliga. Parliamoci chiaro, ragazzi, la Champions League è ovviamente qualcosa di completamente diverso. In generale, Holland ha fatto una grande partita, non solo a livello di gol, ha lavorato anche benissimo contro la palla, va in profondità, freddo, ripeto, davanti alla porta. E poi, ripeto, questo tridente dei Under 20, anche con Sancho, un altro talento assurdo, ovviamente mi ha fatto molto molto emozionare. In tantissimi siete numerosi a chiedermi spesso su Instagram: ma Borussia Dortmund può vincere il campionato tedesco? Borussia Dortmund può vincere la Champions League? Diciamolo così, ragazzi, si sono rinforzati in maniera molto intelligente, molto funzionale. Hanno già una rosa, secondo me, di grande qualità. Ricordiamoci anche che ieri non c'era Royce, non c'era Brandt, qualità soprattutto in fase offensiva veramente spettacolare. Però al Borussia Dortmund servivano due profili di giocatori. Da un lato un attaccante centrale, uno anche con centimetri, uno anche robusto come Haaland, che sappiamo, ragazzi, è tutto. Lui è il falso 9, lui è l'attaccante tecnico, lui è l'attaccante robusto di una volta, lui è tutto. Perciò grande acquisto di Haaland. E poi al Borussia Dortmund mancava un mediano, hanno preso Emre Can, secondo me anche un acquisto molto funzionale, molto intelligente. Quello che manca ancora un po' a questa squadra molto molto giovane sicuramente è la costanza. Alcune volte ci sono dei crolli, come per esempio anche contro l'Inter, ragazzi, noi li abbiamo stradominati lì nel primo tempo. Poi dopo siamo crollati noi, ma anche in Bundesliga ci sono alcune volte le partite dove tu dici: ma com'è possibile che questi qui oggi non rendono, non rendono? Perciò una squadra imprevedibile. Secondo me nei scontri diretti, questo l'hanno dimostrato ieri, possono battere tutti, ragazzi. Champions League, questo sistema KO, può succedere di tutto, ragazzi. Secondo me, non dico che adesso Borussia Dortmund sia la favorita, questo assolutamente no. Però una squadra imprevedibile è tutto possibile, ragazzi. Secondo me è tutto possibile. Fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti: quale squadra vedete più forte, più favorita in Europa? Ieri ha perso anche il Liverpool con un Simeone che è stato contestato, fischiato molto in questa stagione. Alcuni parlavano addirittura delle ultime partite con l'Atletico Madrid, l'hanno portata a casa stile Atletico Madrid. Però adesso ovviamente sarebbe troppo lungo, ragazzi, se andiamo anche ad analizzare questa partita. Perciò ci fermiamo qui. Un abbraccio a tutti, iscritti di qualità, vi voglio un mondo di bene. Iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi anche su Instagram, ragazzi. Vi mando un grande abbraccio e sempre viva il calcio, ragazzi! Sempre e comunque.